Salve, ben ritrovati a tutti voi. Questa puntata è la prima della nuova serie di Edilizia Sicura. La puntata è dedicata integralmente al recente terremoto e su cosa bisogna fare per mettere in sicurezza le proprie case. Vi ricordiamo che tutte le interviste degli esperti le potrete rivedere integrali su YouTube nel canale di Edilizia Sicura. Buona visione. Di sicurezza del lavoro di solito si parla quando ci sono dei gravi incidenti. Noi riteniamo già da anni che invece un'informazione sui problemi della sicurezza del lavoro è un qualche cosa che abbia una funzione fondamentale nel quotidiano, appunto come azione di cultura di prevenzione. Quali sono gli utenti a cui noi ci rivolgiamo? Certamente i lavoratori del settore edile, ma tutti coloro che sono liberi professionisti, quindi gli artigiani, ma anche l'utenza, il cittadino privato, che molto spesso si trova ad essere committente e in qualche caso anche esecutore di lavori diciamo in modo domestico. Una cultura della sicurezza di cui i cittadini diventano portatori nel quotidiano sia veramente un veicolo fondamentale che va a far parte di quel patrimonio di conoscenze personali che è la migliore prevenzione, la migliore tutela che si possa fare appunto nel mondo del lavoro. Con riferimento al sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna e in seguito ai sopralluoghi che abbiamo condotto, è emerso che sia le abitazioni, sia in particolare gli edifici produttivi vanno adeguati sismicamente, in quanto fino al 2003 l'Emilia-Romagna non era zona sismica, per cui è indispensabile procedere alle operazioni di adeguamento sismico secondo anche le prescrizioni del decreto legge del 6 giugno del 2012, e quindi è necessario fare preventivamente un excursus per la conoscenza degli edifici sui quali bisogna intervenire, sia a livello di materiali sia a livello di suolo anche, che è fondamentale, e per poi pianificare un adeguato progetto di adeguamento. In un edificio si distribuivano i pesi in modo da avere la maggior parte del carico nella parte più bassa dell'edificio, vedi ad esempio gli scantinati o i seminterrati con delle volte ribassate piuttosto poderose, con dei grossissimi rinfianchi. I piani superiori solitamente venivano realizzati con delle volte a botte, quindi arco a tutto sesto, volta a tutto sesto, i piani più alti con dei soffitti, con dei solai lignei. Questo principio costruttivo di distribuzione piramidale del peso ha un effetto assai significativo riguardo alla stabilità della struttura in generale e riguardo proprio agli effetti del terremoto sulla struttura, in quanto i carichi sono per lo più concentrati nella parte basamentale dell'edificio e le parti alte, che sono quelle più esposte alle vibrazioni, alle oscillazioni, alle deformazioni, essendo più leggere, hanno meno inerzia e quindi si riduce moltissimo il danno potenziale, all'edificio dovuto al terremoto. A livello di intervento in caso di sisma ci sono due fasi di intervento. Prima la verifica dell'edificio, quindi una verifica strutturale, quindi se è in sicurezza o meno, quindi se è inagibile o meno. Perché se è inagibile il primo intervento da fare è quello di messa in sicurezza, quindi puntellature e quanto basta per fare in maniera che rimanga in piedi. Tutto l'intervento di emergenza che viene fatto da spesso
spesso sono i vigili del fuoco praticamente che lo fanno. L'intervento di ripristino strutturale invece deve essere concordato e definito con un professionista abilitato, che è un ingegnere strutturista, che verifica il fabbricato e definisce le varie soluzioni da apportare. La tipica soluzione per consolidare le murature, per, si dice, ingabbiarle, quella dell'installazione di tiranti. E oggi ci sono altre tecnologie, quindi irrigidimento con fibre di carbonio, e consolidamento delle pareti con reti elettrosaldate. I maggiori danni causati agli edifici sono stati quelli di cattivi interventi effettuati nel corso del tempo, tetti troppo rigidi, strutture inizialmente leggere come solai, orizzontamenti, sostituiti con elementi pesanti e estremamente rigidi. L'eliminazione di strutture verticali portanti per fare, appunto, per aprire ampi spazi all'interno degli edifici in muratura, che ne hanno indebolito la rigidezza e quindi la loro capacità di resistere alle azioni orizzontali del terremoto. In questo senso, se si vuole intervenire, appunto, io consiglio di far fare preventivamente una valutazione a un tecnico abilitato e poi nel tempo programmare gli interventi. Il comportamento più corretto che dovrebbe avere un edificio di questo tipo in caso di sisma è quello di una scatola chiusa. Quindi, se l'edificio è basso, dovrebbe essere molto rigido. Se l'edificio è un po' più alto, dovrebbe avere un buon telaio che possa resistere anche a certe deformazioni. In questo senso occorre, in una fase comunque successiva, andare a collegare bene i vari nodi strutturali dell'edificio, i solai con le strutture verticali, rinforzare le strutture verticali delle murature, andare a cercare di alleggerire il più possibile la struttura tramite l'inserimento, ad esempio, di un tetto in legno al posto di un tetto in laterocemento o anche dei solai intermedi, attraverso l'inserimento di cappe di consolidamento che possano collegare i solai alle murature d'ambito. È chiaro che chi vive la casa in modo, conoscendola, si rende anche conto se queste crepe sono nuove. Primo discorso è: c'erano prima, me le ricordo, c'hanno dentro la polvere, ci sono le ragnatele. Se così è, non sono dovute al sisma, ma è il naturale invecchiamento di una struttura. Se invece la signora Maria, che è brava, spazza, toglie le ragnatele, pulisce sempre, non se le ricorda, ecco, allora vuol dire che il sisma o una variazione, anche solo il traffico che passa per strada, può avere prodotto questo, e quindi torniamo al via, cioè dobbiamo ricominciare a occuparcene. Se abbiamo il dubbio, andiamo da un tecnico e naturalmente avviamo questo processo, che passerà poi inevitabilmente per anche fatti concreti, cioè non solo il tecnico mi dirà, ma se c'è necessità progetterà degli interventi che io dovrò fare, ecco, perché non c'è solo una fase conoscitiva, ci deve essere poi anche la fase realizzativa. E la signora Maria e tutti i signori Giuseppe dovrebbero chiedere un intervento allo Stato per naturalmente aiutare. Allora, se questo tipo di ragionamento si inquadra, e ovviamente lo sarà sicuramente, in una miglioria, lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, c'è l'accesso naturalmente al recupero fiscale. Del prima era il 36%, adesso è dal 50%, e quindi ho un recupero di tasse successivamente. E se contemporaneamente si ha poi anche, oppure una miglioria dal punto di vista delle coibentazioni, anche qui posso accedere a dei benefici.